Adesso apriamo un angolo dedicato alla salute e parliamo volentieri delle RSA e della situazione odierna. Lo faccio con il mio ospite Ubaldo Borghi, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Intanto benvenuto, direttore dell'RSA Valpolcevera di Genova, da sempre poi diciamo anche a livello di associazione impegnato appunto nella salute soprattutto della popolazione più Certamente. Fragile e degli anziani. Insomma, ci siamo incontrati più volte proprio per parlare di questi temi così importanti. C'è stato uno tsunami che si è riversato sulle RSA della Liguria in particolare, in cui abbiamo visto davvero anche tanta sofferenza, però adesso sta cominciando una nuova fase, diciamolo. Qual è la situazione in questo momento dell'RSA della nostra regione, magari raccontandoci anche la sua esperienza personale? Certo. Sicuramente è stato, come giustamente ha detto lei, uno tsunami. È stato uno tsunami non solo sull'RSA, abbiamo visto le realtà sanitarie anche all'interno degli ospedali, quindi un qualche cosa di assolutamente inaspettato, soprattutto io dico nuovo, perché quando si ha a che fare con un virus nuovo, quindi un virus che non si conosce e non si sa assolutamente come affrontarlo, quindi i problemi possono essere veramente tanti. La situazione al momento è certamente migliorata, questo sicuramente, il virus probabilmente ha allentato la presa, probabilmente ne circola meno anche per effetto del lockdown che c'è stato, quindi del distanziamento, quello che io chiamo distanziamento fisico, non sociale, perché è una parola che non mi è mai piaciuta sinceramente, però la situazione sicuramente in questo momento va migliorando. Anche all'interno dell'RSA. Qual è stata, ci racconti la sua esperienza personale, se possiamo, com'è andata nella sua residenza questo periodo? Beh, il periodo è stato un periodo molto molto difficile, alla fine del mese di marzo, i primi giorni di aprile sicuramente. Ci sono stati alcuni casi, abbiamo avuto anche qualche decesso purtroppo in struttura. Personalmente l'ho sofferta molto anche perché ho scoperto proprio in quei giorni anch'io di essere positivo e quindi ho affrontato anch'io la malattia senza grossi problemi sinceramente, però l'ho affrontata mettendomi in quarantena perché l'ho scoperto mentre ero in struttura, è arrivato un risultato di un test sierologico mentre ero in struttura, quindi mi sono fermato lì e ho vissuto la struttura forse in maniera ancora più intensa rispetto a come la vivo abitualmente. Però obiettivamente questo è servito anche per cercare di capire quali potevano essere i miglioramenti, le azioni da intraprendere per cercare comunque di uscire più in fretta possibile da questo problema. Come vi state riorganizzando e quali sono secondo lei le strategie da mettere in atto proprio per evitare che se ci fosse una seconda ondata, come poi tutti noi speriamo che questo non accada, come poter preservare i vostri ospiti in caso di una seconda ondata? Ma vede, come tutte le cose nuove possiamo pensare a una seconda ondata di Covid-19 che potrà chiamarsi Covid-20, 21 a seconda di quando si paleserà, però dobbiamo comunque con l'esperienza acquisita dobbiamo imparare che un fatto del genere potrebbe sempre accadere, quindi potrebbe non essere il Covid ma potrebbe essere un altro problema di carattere infettivologico. Sono assolutamente d'accordo quando si dice che all'interno dell'RSA ci deve essere una componente sanitaria forse non maggiore ma più qualificata e anche più diversificata nelle specialità. Le RSA sono comunque il primo presidio dove tra il territorio e l'ospedale e quindi deve essere in grado, anche l'RSA deve essere in grado sicuramente di sopportare un'ondata del genere e anche di supportare poi la medicina degli ospedali, e questo può avvenire soltanto con un'integrazione forte tra ospedale e territorio. Quindi le RSA sono un presidio importantissimo del territorio, ma devono funzionare come presidio di prima fascia assolutamente per limitare gli accessi nei pronti soccorsi, ma essere anche in grado comunque di poter svolgere il loro servizio
Assolutamente, ricordiamo anche al nostro pubblico, comunque all'interno dell'RSA, quindi anche all'interno della sua, c'è un direttore sanitario, Certamente. comunque un'equipe, un team medico-infermieristico Certo. che segue costantemente i pazienti, gli ospiti, chiamiamoli oggi. Assolutamente, ma vede, proprio nel periodo di maggiore difficoltà abbiamo implementato le figure sanitarie sicuramente, abbiamo aggiunto un medico in struttura proprio perché ci fosse una copertura più ampia possibile, abbiamo avuto anche un validissimo supporto da parte della Protezione Civile perché abbiamo avuto, diciamo tra virgolette, ospite in struttura perché ha vissuto con noi un medico della Protezione Civile e con lui siamo riusciti sicuramente a mettere in atto dei protocolli che ci hanno permesso comunque di arrivare a una certa tranquillità. Abbiamo avuto degli ospiti, abbiamo ancora degli ospiti debolmente positivi che la parola debolmente positivi lascia un po' il tempo che trova perché o si è positivi o si è negativi, ma comunque debolmente significa che viene rilevato ancora la presenza del virus in queste persone, però sicuramente non con delle problematiche serie come abbiamo avuto appunto tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile. Senta, direttore, com'è stato il rapporto con le famiglie che immagino vi chiedessero tantissime informazioni, fossero preoccupati i familiari per i loro cari che erano con voi? Siete riusciti a mantenere un rapporto di fiducia? Siamo riusciti a mantenere un rapporto, sì, non abbiamo avuto nessun tipo di problema con le famiglie e con i parenti degli ospiti. Siamo riusciti a mantenere un contatto costante, quotidiano, attraverso le videochiamate, attraverso le telefonate, nel senso che ci siamo chiusi all'esterno e noi ci siamo chiusi, credo che sia stata una delle prime strutture ad aver chiuso gli accessi perché il 23 febbraio noi abbiamo chiuso completamente la struttura dell'esterno. Siamo riusciti anche a creare dei percorsi particolari, ad esempio per i fornitori, per il personale, perché avendo la fortuna di avere 3 ingressi siamo riusciti quindi a diversificare gli accessi indifferibili all'interno della struttura. Però con i parenti non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Siamo riusciti anche, questo è una cosa della quale vado fiero come struttura, con il supporto di una figura psicologica, di una psicologa che è comunque in pianta organica nella nostra struttura, siamo riusciti anche a spiegare molto bene agli anziani quello che stava succedendo e quindi il perché non vedessero i loro cari e il perché non riuscissimo ad aprire la struttura come è sempre stato. Quali sono state le loro reazioni? Ci racconti? Beh, tutti i giorni chiedevano che cosa succedeva, com'era il virus al di fuori della struttura, qual era l'incidenza del virus, nel senso che erano molto preparati, sono molto preparati e quindi è stata un'esperienza comunque nel fatto di essere un'esperienza assolutamente negativa, però ha lasciato anche delle ora positività agli anziani. Parliamo in questa fase 3, chiamiamola fase 3, siete riusciti, avete riaperto, gli ospiti riescono a vedere i loro cari o continuano a fare videochiamate, a usare schermi? No, in realtà noi abbiamo riaperto la struttura alle visite, l'abbiamo riaperta prendendoci sicuramente la responsabilità di quello che stiamo facendo, però siamo riusciti a riaprirla perché architettonicamente la struttura si prestava a questo. Abbiamo un ingresso per i parenti che quindi non entrano in contatto con altre zone della struttura e entrano direttamente da uno degli accessi e vanno in una saletta parlatorio che è stata organizzata con schermi di divisione, con tutti i presidi possibili per poterlo fare in sicurezza, ma gli ospiti hanno un percorso particolare, hanno un percorso diverso, nel senso che arrivano direttamente in questa saletta passando da un altro accesso, quindi non c'è assolutamente contatto fisico con i parenti e c'è anche una distanza proprio fisica di un certo tipo che però gli permette almeno di vederli non più da un telefono, da uno schermo di un telefono, ma almeno in presenza. Possiamo dire che le nuove regole per il distanziamento, per anticontagio, la sicurezza, in fondo adesso ci aiuteranno anche rispetto al futuro, se arriveranno nuovi virus, nuove malattie, che questo in realtà è una mossa che certamente, fa bene. Come dicevo prima, dalle difficoltà bisogna comunque trarne un insegnamento e credo che questo ci abbia insegnato molto a come ci dobbiamo comportare.
Cosa possiamo dire alle famiglie che forse sono preoccupate, che invece magari avrebbero la necessità di lasciare i loro cari ospiti in un RSA? Ma guardi, io per assurdo pensavo che in questo periodo noi avremmo avuto un calo importante anche di richieste. Questo in realtà non sta avvenendo, perché probabilmente le famiglie si rendono conto che dove c'è una componente sanitaria, mi permetto di dire importante, quindi di cura, comunque c'è anche una certa tranquillità nel mettere il loro caro all'interno di una struttura del genere. Una struttura che poi, diciamolo, è un po' una grande famiglia, perché assolutamente. Poi insomma queste persone tra loro diventano una certamente comunità, ma una comunità familiare. Allora ne approfitto per fare una domanda e per chiedere di darci quest'anteprima, perché so che il 30 giugno accadrà una cosa molto molto speciale. Ce la assolutamente raccontiremo. Sì, il 30 giugno ci sarà il compleanno di Amelia, che è una nostra ospite da più di 10 anni che è con noi. E il 30 giugno Amelia compirà 108 anni, ma il fatto di compiere 108 anni ha una particolarità, perché Amelia è risultata positiva al test sierologico fatto 2 volte, è risultata positiva al tampone e al momento Amelia è uscita completamente da questo problema e quindi compirà i suoi 108 anni in 108. Covid free, 2 tamponi negativi. Quindi due tamponi negativi, ma ne abbiamo in programma ancora uno la prossima settimana, perché vogliamo essere assolutamente tranquilli. Allora, intanto noi ci autoinvitiamo al compleanno, se possibile, assolutamente. Se questo è possibile, la redazione di Telenor Salute Sanità. Siete benvenuti. Ci sarà. Probabilmente penso che sia l'ospite di una struttura sanitaria più anziano d'Italia che è riuscita a superare il Covid. Almeno queste sono le notizie direi che ho. Poi sì, ci sono state anche altre, lo verificheremo. Ma 108 anni no, non l'avevamo. 108 anni credo che sia un... Da quanto tempo è con voi Amelia? Da più di 10 anni. La caratteristica di Amelia, che è una cosa che mi piace ricordare, parlando anche con la sua famiglia, con i parenti che sono rimasti, perché comunque Amelia è sicuramente rimasta più di alcuni suoi parenti, lei ha fatto l'ostetrica per una vita, ha lavorato in ospedale e pare che abbia fatto nascere oltre 5.000 bambini, quindi questa è una cosa della quale va fiera e che ci piace ricordare. Bene, cosa state preparando per lei? Una grande festa? Beh, purtroppo sarà una festa molto, molto social, perché in presenza purtroppo si potrà fare molto poco, però cercheremo di fare il massimo sicuramente per lei, come abbiamo fatto tra l'altro gli altri anni sicuramente. Bene, insomma, questo mi sembra un bel messaggio anche per raccontare che si può ripartire, Beh, certo, in sicurezza, abbiamo imparato senz'altro tanto da questo periodo, però all'interno delle RSA, il caso della residenza Valpolcevera è uno, lo possiamo portare a esempio, in questo momento si può tranquillamente andare ad affidare per esempio i propri cari. Certamente. Io ringrazio e saluto Ubaldo Borghi. Grazie a voi, grazie.